Ciao, ciao ragazze, ciao mondo di YouTube, come state? Tutto bene? Oggi video haul fritto misto perché in questi giorni sono andata un po' in giro. Se volete seguirmi anche su Instagram, sotto trovate tutti i link, ma incominciamo subito. Allora, sono stata da H&M, chi mi segue da tanto saprà che H&M è il mio negozio preferito in assoluto, e ho trovato questa bellissima salopette. Chi mi segue su Instagram, soprattutto le stories, ha visto il video, ve lo mostravo in camerino. Veramente molto carina questa salopette in denim. Secondo me è un capo, diciamo così, universale, cioè si può usare estate, inverno, primavera, autunno, quando volete voi, perché in estate si indossa così, semplicemente con un sandalo. In inverno, con un Dolce Vita, un bel collant, 50 denari e un bello stivaletto fino al ginocchio, secondo me sta benissimo. Quindi ho deciso di acquistarla, soprattutto perché costava 29,99 euro e io l'ho pagata, non sto scherzando, guardate quanto, 5,99 euro. Ho preso una 38 e mi sta benissimo. Se la volete acquistare anche sul sito H&M vi do un'indicazione. Io ho preso una 38, sono alta 1,71 per 55 kg, quindi se avete più o meno le mie misure, secondo me una 38 vi va benissimo. Mi è pochino pochino larga, secondo me è proprio la misura perfetta. Erano rimaste solo due salopette in negozio, una 34 e una 38, e come sempre ci vuole tanto tanto sedere. In tantissime, quando vedete i miei acquisti su Instagram, mi chiedete: ma Vale, come fai a trovare questi prezzi? Ecco ragazze, appunto, discorso di prima, sedere. E sono contentissima. Poi, fritto misto, vado un po' a random. La Susanna ha voluto i pan di stelle, i suoi biscotti preferiti in assoluto, quindi non sono molto d'accordo a comprare pan di stelle, ma ogni tanto glieli prendo, insomma. Povera bambina, 5 anni, non posso sempre dargli avena, ecco, o cose simili. Poi, vabbè, niente, una bottiglia di acqua che mi ha filato lì. Poi, sempre pesco così, non vado in ordine. Sempre da H&M, la Susanna ha voluto comprarsi questo body per danza. La Susi da settembre ha iniziato a fare danza classica e ho preso questo body molto molto caruccio. Guardate che carino, molto bello. Questo costava 10 euro e io l'ho pagato 3,99 euro. Poi di questi ce n'erano tanti. Poi ho comprato questi biscotti della Mellin, Viaggio d'Italia, biscotti di farro, solo farro biologico, provenienti da Emilia Romagna, dal quarto mese compiuto. Mi piacciono, al mio piccolino di 10 mesi, Giulio, piacciono tantissimo e quindi li ho presi, soprattutto perché erano in offerta. Se prendevi due pacchi avevi uno sconto, quindi ho preso in totale 4 pacchi, 2 e 2. Ho preso il sacchetto, sono più comoda. Poi ho trovato tutti i prodotti di Equilibra scontati del 50-55%, quindi ne ho approfittato. Allora ho preso questo carbone attivo, purezza naturale, gel detergente detox, questo. È la prima volta che lo compro, quindi vedremo. Poi, sempre di Equilibra, ho preso queste salviette delicate struccanti viso e occhi, queste qui, tutto scontato del 50. Poi ho preso questa crema aloe dermogel multiattivo 98% di aloe vera, che in famiglia la usiamo tantissimo, questa qui. Io la uso molto anche per quando cambio Giulio, per quando ha il culetto un po' rosso, fantastica davvero. Poi, di Equilibra, aspettate, poi ho preso sempre di Equilibra questo colluttorio, aloe colluttorio tripla azione, 93% di ingredienti naturali, delicato gusto menta, 500 ml, tutto scontato del 50. Ho comprato questo prodotto di Veleda per i miei bambini, corpo e capelli, dolce pulizia dalla testa ai piedi.
Ideale per pelli delicate, deterge in tutta dolcezza corpo e capelli del bambino, con particolare delicatezza per gli occhi. L'olio di mandorle protegge dalla disidratazione e rende i capelli ben pettinabili. Applicare su corpo e capelli quindi riasciacquare. Test dermatologici confermano l'ottima tollerabilità anche per pelli molto sensibili, quindi ho deciso di prenderla. Onestamente non mi ricordo se l'avevo già comprata o no, ho questo vuoto. Comunque, stavo cercando una cosa, corpo e capelli, sono prodotti più pratici per chi ha bambini piccoli. E quindi, peccato che non era in promozione, perché questo boccettino da 200 ml ho pagato 10 euro. Ho comprato, sempre da H&M, un altro po' di cosine. Allora, la Susanna si è voluta prendere queste salviettine. Queste qui. Voilà. Poi ho trovato questi due reggiseni basic, ne avevo veramente bisogno perché il mio seno è nuovamente cambiato, perché dopo due gravidanze, dopo aver allattato entrambi i miei figli, il mio seno è cambiato. Uno nero, uno bianco, costavano 15 euro entrambi, io li ho pagati 5,99 euro. Ho comprato questi due pantaloncini carinissimi, sono da portare a letto, insomma. E questi costavano 5 euro, io li ho pagati 2 euro. Questi sono stati gli acquisti che ho fatto in questi ultimi giorni, spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, venite su Instagram, così chiacchieriamo su Direct, fatemi sapere cos'è che vi è piaciuto di più e basta. Io vi mando un bacione, noi ci vediamo alla prossima, ricordatevi di condividere e mettere mi piace. Un bacione, ciao!